Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, finita la partita Pisa-Frosinone, finita 3-1 per i sociali all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani. Bene, una formazione Frosinone sicuramente più in palla del Pisa, sicuramente, quindi la squadra al Pisa è sceso in campo sottotono. Sicuramente da quello che si è potuto capire, il Frosinone ha avuto più possibilità di allenarsi, quindi di prepararsi per questa partita, cosa che il Pisa purtroppo non è riuscito a fare. E infatti si sono viste subito alla partenza le differenze. Ecco perché io ho detto anche ai miei amici, insomma, siamo sentiti tutto quanto, questo stop di campionato sicuramente al Pisa non ha giovato. Beh, detto questo, tanto per dire, un Pisa quindi sottotono, che nella prima frazione ha tenuto, al di là, bravo Nicolas, perché se non c'era Nicolas oggi, dato che se ne prendeva anche di più di tre. Beh, ha salvato il risultato sull'errore di Leverbe e ha parato rigore, quindi bene così. Poi Leverbe oggi non era in palla, ma si è visto, e anche sulla seconda rete, insomma un Leverbe che non era sicuramente in palla, ma non solo lui. Poi alla fine D'Angelo l'ha tolto all'inizio del secondo tempo, ha tolto Siega, ha messo Gucker, NP, come voleva si dimostrare. Quindi bene qua la società sicuramente a prendere Foloruscio e a inserirlo in quel settore. Poi non avevamo Nagy e si è visto anche lì la carenza. E poi un Touré che la prestazione fisica, presi a 1-1, l'unico in palla, veramente in palla, è stato il nostro Gaetano Masucci, che ha dato anche l'anima, il cuore e tutto quanto. Grazie a lui siamo, Marzurra è riuscito a segnare la rete nella prima frazione, portando il Pisa in vantaggio per una rete a 0. Poi nel secondo tempo sono venute fuori i deficit della nostra squadra, perché fondamentalmente si vedeva una squadra sottotono sotto ogni punto di vista, quindi commentabile. Poi insomma, arrivato a un certo punto, inutile prendere 1-1, cioè, abbiamo visto tutti, no? Quindi cioè, è inutile, quindi quando l'inutilità della cosa è questa. Poi ancora Lucca risente di questa infiammazione. Bene, ma voglio dire, qui eravamo primi in classifica, cioè siamo tuttora primi in classifica, anche se di un solo punto dal Brescia. E non so, io spero che la società ponga rimedio a questa situazione, se vogliamo salire, per carità di Dio, altrimenti non lo so. Vabbè, se non si andrà, pazienza. Però dispiace, perché insomma, una formazione, secondo me, una squadra, i ragazzi sono veramente, cioè, secondo me meriterebbero la Serie A questi ragazzi. Poi magari mi sbaglierò, non lo so. Ecco, la società dovrebbe dare una spinta, un aiuto a questo punto. Foloruscio, una punta, un Torre Grossa, però questo ci manca. Io penso, spero a questo punto, che la società se ne renda conto, cioè, insomma, voglio dire, ora detto da me che non sono nessuno, però cioè, ecco, arrivato a un certo punto, insomma, è sotto la vista di tutti. Quindi cioè, se vogliamo ambire insomma a qualcosina in più della salvezza, perché io penso che oramai la salvezza sia conclamata, insomma 38 punti, male male che vale, 10 punti nel giorno di ritorno, insomma ti strappano 38 48, insomma, ecco. Quindi se la società ritiene di volere, perché insomma volere e potere, qualcosa in più, deve per forza a questo punto darsi una registrata e dare un'accelerata a questo calciomercato, che fino adesso non ha dato niente al Pisa. Per l'amor di Dio, ripeto, tutto è nelle mani della società, ecco. Quindi niente, poi che dire più. D'Angelo, non, secondo me, sì, forse poteva sentire, ma i ragazzi erano anche Tato Birindelli, insomma, ha fatto la sua cavalcata, poi finita. Non avevamo centrocampo,
era quello che era. Insomma, fondamentalmente, ragazzi, sottotono, io credo, ma non perché, perché c'è stato purtroppo un Covid che ha rallentato, problemi negli allenamenti, poco allenamento, che quindi di conseguenza, ma il mister l'aveva detto, no? Conferenza stampa. E io spero che Luca, insomma, voglio dire, se, se vuole rimanere, ragazzi, io non lo so se sono problemi di infiammazione del, del ginocchio o se, non lo so, sono altri problemi, io questo non, non lo so, però cioè, io spero che, insomma, di trovare una punta, qualcosa, perché in questa maniera la speranza sempre di, cioè, fondare le speranze su un ragazzo di 37 anni che con tanto di cappello, poi io lo conosco personalmente, cioè, quindi un bravissimo ragazzo, e quindi cioè, sempre cioè, far leva su questo ragazzo, cioè, sembra, cioè, qui ci vuole che la società, insomma, si dia, diciamo così, una sveglia, perché se no ora poi andremo a Ferrara e quindi non so, diventerà veramente problematica. Beh, io non mi dilungo oltre, tanto avremo anche la puntata. Ah, ecco, una cosa, al di là dell'arbitraggio, al di là dell'arbitraggio, ma non voglio entrare neanche in questi discorsi, perché se la squadra avesse avuto la tempra di quando abbiamo giocato con il Brescia, con il Lecce, oggi la partita, non dico che fosse una passeggiata, certo che no, perché le partite non sono mai una passeggiata, però avremmo visto, io credo, avremmo visto una, un Pisa diverso. Beh, detto questo, vi rimando a lunedì, alla puntata di Noi Siamo Nerazzurri, e che dire più? Niente, io ripeto, con questo la chiudo, che la società metta il piede sull'acceleratore e dia finalmente un'accelerata e porti qualcuno al Pisa. Ecco, io credo che un Follorusso, un Torregrossa non abbiano bisogno neanche di star lì a, insomma, inquadrare il calcio italiano, diciamo così, e credo che, insomma, siano giocatori già pronti, e quindi magari non lo so, magari con la SPAL vedremo qualcos'altro, insomma, ecco. Bene, io ripeto, chiudo e vi ricordo una cosa, mi raccomando, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, condividete il video sui social. Bene, io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A lunedì!